Buonasera, io sono Pietro Senaldi, mi ha presentato Porro, abbiamo invertito i panel, faremo prima il panel accessibilità e poi il panel prospettive. Il panel accessibilità lo faremo con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che invito qui sul palco. Buonasera, benvenuta, prego. E poi invito sempre sul palco Vincenzo Falabella, il presidente della Onlus Fish, prego. Grazie, buonasera. Invito Diego Gastaldi, un documentarista che ci testimonierà la sua esperienza. Prego. Benvenuto, buonasera. E poi il presidente di Assoturismo, Vittorio Messina. Benvenuto Presidente. E dall'Ucraina Mariana Oleskiv, che è direttore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo in Ucraina. Benvenuta, benvenuti. È un panel molto importante perché il tema accessibilità innanzitutto, secondo l'Istat, acquisterà sempre più importanza nel settore turismo. Si prevede in 10 anni un aumento del 70% della richiesta. Già adesso ci sono 4 milioni di italiani che richiedono dei servizi particolari. E soprattutto, diciamo così, rispondere a queste esigenze, insomma, è un affare anche economico molto importante, 142 miliardi e 3 milioni di posti di lavoro, 142 milioni. Ok, allora io volevo chiedere innanzitutto, partendo dal Ministro, cosa ha fatto il Governo in tema di disabilità e turismo? Grazie, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto veramente di cuore grazie al ministro Daniela Santanchè, ma anche all'amica Daniela Santanchè. Io credo che sia una persona che non solo si dedica al mestiere di ministro e al turismo a 360 gradi, ma lo fa veramente cercando di rendere migliore la vita delle persone, la qualità della vita delle persone anche con disabilità, perché non c'è stato giorno in cui Daniela non mi abbia chiesto: dimmi se possiamo fare qualcosa di più e meglio insieme. E questo, devo dire, vorrei anche un applauso per il ministro, è lo spirito che dobbiamo avere per poter lavorare tutti insieme, e lo sa bene anche il Presidente Falabella, col quale sui tavoli in cui discutiamo del tema disabilità parliamo spesso di accessibilità. Quindi il Governo si sta muovendo sicuramente con un protocollo di intesa tra il Ministero della Disabilità e il Ministero del Turismo per offrire di più qualità nell'accessibilità dell'ospitalità, che non vuol dire solo barriere architettoniche, ma vuol dire sempre di più informazione, comunicazione, esperienza e accoglienza, perché a volte, insomma, i fatti di cronaca ci portano. Ma io ho visto che voi parlavate nelle sale, cosa avete stabilito, cosa avete in cantiere? No, abbiamo in cantiere tantissimi progetti, soprattutto questo protocollo di intesa che, insomma, racchiude in sé anche delle risorse economiche importanti e che definirà dei criteri, delle linee guida per i criteri di qualità nell'accoglienza delle persone con disabilità. Non è una questione facile, non è una questione banale, io sono sicura che emergerà dal discorso di tutti, perché anche le norme, alcune norme, per esempio quella per l'eliminazione
eliminazione delle barriere architettoniche sono un pochino vecchie. Mi piace anche ricordare, perché prima ho incontrato il sindaco, lo ringrazio, di Baveno, che Baveno è l'unica città del Piemonte con la bandiera lilla e quindi che si è anche sforzata ancora di più di andare nella direzione di accogliere i turisti con disabilità. Ecco, sì, appunto, la bandiera lilla è un po' come la bandiera azzurra, no? Per chi non sapesse, per il mare. Ma adesso nei prossimi anni quante bandiere lilla possiamo promettere, allora, di piantare? Allora, nei prossimi anni possiamo dire che non può essere da sola il ministro Santanchè o qualcuno di voi ad andare avanti. Lo spirito è quello di lavorare insieme, perché abbiamo il tema della mobilità e dei trasporti, delle barriere architettoniche legate alle città, anche più storiche, a, diciamo, a quei luoghi di cultura anche che giustamente non sempre possono essere stravolti, però devono contemplare un equilibrio corretto tra l'accessibilità e quella che è la conservazione, e anche qui col ministro San Giuliano stiamo lavorando in questa direzione. Stiamo anche insomma, in qualche modo cercando di lavorare sul tema dell'informazione, della comunicazione, della tecnologia, che possono rendere i soggiorni, il turismo, l'esperienza delle persone anche con disabilità sempre migliore. Ecco, quindi io penso che non ci sia un impegno solo del governo, c'è un impegno che ci dobbiamo prendere insieme, mondo privato, mondo del terzo settore, istituzioni, quindi il governo, ma anche tutte le altre insieme. Qui sono tutti operatori del settore, quindi anche crediti fiscali per chi investe. Certamente se ci sono soluzioni che in qualche modo possono incoraggiare una fetta di mercato che io credo sia straordinaria, un potenziale mercato del turismo legato alle persone con disabilità che è fondamentale, io credo, anche per la crescita del nostro paese, e penso anche al tema della mobilità e dei trasporti, perché col ministro Salvini ne stiamo discutendo, partirà proprio in questi giorni un tavolo interministeriale sulla mobilità e i trasporti, uno è già partito sugli eventi e gli spettacoli, perché quest'estate abbiamo avuto un boom di segnalazione di persone che magari fino a 10 anni fa, 20 anni fa, no, magari non si sarebbero posti il problema di andare tutti al concerto di, non so, Taylor Swift, che ci saranno prossimo, piuttosto altri artisti che magari io non conosco bene, ma oggi c'è questa possibilità e tutti la vogliono sfruttare, sono anche disposti a pagare, e anche tanto a volte, però magari non sempre riescono a avere l'opportunità di poter fruire di quella struttura alberghiera, di quel mezzo di trasporti, di quel evento, e quindi anche per esempio per poter giustamente andare in vacanza, le spiagge accessibili, quest'anno ne stanno nascendo sempre di più, perché tante persone hanno capito che se si unisce, diciamo, al tema dell'accessibilità, al tema di poter investire regalando alle persone anche del tempo ricreativo, che io credo sia fondamentale, non è che le persone con disabilità hanno bisogno del medico, della medicina e basta, o della fisioterapia, come tutti abbiamo bisogno di quello, sicuramente benessere e salute, ma anche di tempo ricreativo, affettivo, di poter scegliere dove andare in vacanza e con chi andarci. No, quindi, perché poi, come dice l'Istat, credo che questo aumento della richiesta dipenda dall'invecchiamento della popolazione, quindi anche non arrendersi. Certo, ha una sopraggiunta disabilità che arriva con l'età. Bravo, ha toccato un tema importante. Mi piace dire che diciamo, il concetto di disabilità, soprattutto contenuto nella Convenzione ONU, non è che è legato solo a disabilità fisica, intellettiva, sensoriale. Prima di tutto è determinato dall'interazione negativa con l'ambiente. E questo vuol dire che anche le persone anziane, che a un certo punto non riescono a muoversi, chi ha una malattia cronico-degenerativa, oncologica, rara, può succedere. Insomma, a tante persone, l'altro giorno ho incontrato una persona che aveva una malattia oncologica grave, che però era con un girellino, e lei mi diceva: l'unica mia gioia sarebbe quella di poter girare per la mia città, Roma era, serenamente, cioè poter fare quei due passi durante la giornata che mi consentono di stare bene. E non è possibile, perché pur avendo il carrellino dove si appoggia, in realtà la città non lo consente. No, sì, è un modo per tutta la cittadinanza di essere vicini, di sentirsi vicini alle persone che hanno disabilità. È una cura, oltre che, ecco, abbiamo detto, anche un'opportunità economica, ecco, per il settore. Ecco, anche turismo. Questo è un
una riflessione giusta. Abbiamo parlato di istituzioni, enti del terzo settore, mondo privato, privato sociale, ma anche i singoli cittadini, perché io penso che per migliorare la qualità della vita di tutti, a partire anche oggi siamo qui a parlare di turismo, ma in tutti i contesti, serve un'inversione nelle priorità. Serve pensare che quando facciamo qualcosa dobbiamo fare per tutti, che quando insomma c'è un evento, c'è un luogo di ritrovo, di ristoro, di accoglienza, sia aperto a tutti. E quello parte da ogni singola persona, non solo dal mondo istituzionale, dal mondo del terzo settore. Questi sono ragionamenti magari anche più, diciamo, economici a volte, o normativi e di impatto. Per ogni singola persona qualcosa in più la può fare. Adesso, Ministro, le faccio fare un po' le pulci, se non le dispiace, perché insomma è anche un po' il segno, il senso di questo appuntamento, vedere anche le cose che vanno, ma anche quelle magari che non vanno, per poi prendere una direzione. Allora, Presidente Falabella, appunto Presidente della Onlus Fish, che cosa va, che cosa non va, che cosa è stato fatto, che cosa andrebbe fatto? Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare il Ministro Santanchè. Non era scontato che, parlando di turismo, si focalizzasse l'attenzione sull'accessibilità e sull'opportunità per i cittadini che vivono una condizione di disabilità di essere cittadini di una comunità di appartenenza e quindi con delle aspettative. Oggi vivere con una disabilità, come diceva il Ministro Locatelli, non è sinonimo di malattia, e quindi le persone vogliono essere incluse, vogliono essere parte attiva di una comunità, vogliono essere turisti e vogliono partecipare alla crescita di questo Paese. È stato fatto tanto negli ultimi anni perché è cambiata la cultura. Oggi le istituzioni si interfacciano col mondo del terzo settore, siamo una parte attiva e importante, ci confrontiamo con la politica nazionale e cerchiamo di programmare quelle politiche che poi hanno un impatto concreto sulla vita vissuta dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Cosa è stato fatto? È stata posta l'attenzione giusta su quelle che sono le aspettative di vita delle persone con disabilità. Cosa occorre fare? Investire risorse per cercare di costruire delle politiche sociali che possano compensare purtroppo la carenza delle politiche sanitarie. Noi oggi abbiamo una sanità pubblica che impatta economicamente con oltre 134 miliardi di euro e abbiamo politiche sociali che, per quanto riguarda la disabilità, impatta poco più di un miliardo e qualche centinaia di milioni di euro. Fondi che in passato erano stati finanche azzerati. Allora, visto che parliamo di turismo, io credo, e visto che la platea è una platea attenta a quelle che sono le esigenze dei propri ospiti, bisogna cambiare e intervenire sulla cultura. Noi dobbiamo contaminare le nostre comunità di appartenenza, comunitare l'imprenditoria italiana, affinché si passi dal valutare la condizione di disabilità al soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative di quel cittadino. Cioè, non bisogna avere timore della condizione di disabilità, perché dietro la disabilità, la condizione di disabilità, c'è una persona che ha delle aspettative e che vuole essere considerata tale prima ancora che far vedere o far misurare la propria condizione di disabilità. Passare dall'eccezionalità all'ordinarietà. All'ordinarietà, perfetto, benissimo. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo a medio termine, sì, non a lungo immagino, termine. Qui nessuno fa i miracoli, diciamo. Però, a medio termine, domani. Questo è lo scatto che è richiesto. Questo è lo scatto che è richiesto, ma credo che oggi, e non lo dico perché siamo in questa location, non lo dico perché abbiamo il Ministro Santanchè, la Ministra Locatelli, credo che il Governo ha compreso e la politica italiana sta comprendendo sempre più che le politiche in questo Paese devono essere fatte attraverso la partecipazione e il coinvolgimento della rete associativa. Perché quel nulla su di noi senza di noi, che è stato il preludio alla scrittura della Convenzione dell'ONU che il nostro Paese ha recepito con la legge 18 del 2009, non è soltanto uno slogan rivendicativo, ma una buona prassi per cercare di migliorare le sorti di questo Paese. Perché voi siete clienti alla fine della fiera. Quindi noi siamo clienti. Avete vogliamo sempre ragione per definizione. Noi siamo clienti, vogliamo pagare, ma vogliamo avere i servizi. Non vogliamo scorciatoie, non vogliamo privilegi, vogliamo la garanzia dei diritti. Grazie, grazie Presidente Falabella. Allora, abbiamo visto i clienti, adesso io volevo coinvolgere il Presidente Messina di Assoturismo, i fornitori, no? Diciamo così. Però rivolgo la stessa domanda al fornitore, cosa è stato fatto, cosa chiedete al Governo?
Ma innanzitutto mi consenta di unirmi anche io a ringraziamenti al Ministro Santanchè, non solo per questi due giorni dove ragioniamo di turismo, ma anche per come si disimpegna e disimpegna il ruolo di ministro, perché l'abbiamo detto quando noi associazioni chiedevamo l'istituzione del Ministero del Turismo, non avevamo bisogno di una targa appesa a un edificio, Ministero del Turismo. Abbiamo bisogno di qualcuno che si interessasse, che coordinasse il turismo dopo questo passaggio che c'era stato con le regioni. E il ministro lo ha detto, e mi consenta, questo è il panel più interessante, non perché parliamo noi, ma perché qui si sviluppa tutto quello che è stato appena detto, una sfida. Il ministro parlava di una squadra che deve affrontare una sfida, e quale sfida più interessante open, no. La parola chiave è open, quindi. E quale sfida più interessante se non l'accessibilità? Aprirci. La filiera del turismo che subisce cambiamenti e che fa cambiamento, ecco, è arrivato il momento di affrontare e vincere questa sfida, che è una sfida culturale. E io parlo dal punto di vista di imprese, di imprenditori, e svolgiamo questo ruolo come associazione di categoria. Far compiere il passo in avanti dal punto di vista culturale. Le parole d'ordine sono inclusività e accessibilità. Ecco, noi questo vogliamo determinare nella nostra filiera del turismo. È una sfida economicamente molto onerosa? Ma guardi, non c'è aspetto oneroso che a noi possa preoccupare, a noi della filiera del turismo. Il nostro obiettivo, lo dico fuori da ogni cosa, è quello del soddisfacimento, oltre che del lucro perché siamo imprenditori, ma del soddisfacimento dei nostri ospiti, lo abbiamo sempre dimostrato. E oggi questa apertura, dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico e dal punto di vista imprenditoriale, ormai non è più rinviabile. Quindi noi lo dobbiamo fare, è chiaro, abbiamo bisogno di crediti d'imposta per accelerare questo percorso. Non si tratta semplicemente di abbattimento delle barriere architettoniche, assolutamente, si tratta di questo cambiamento culturale che prima noi operatori del turismo dobbiamo fare. Tanta strada è stata fatta e l'abbiamo fatto. Il Covid ci ha dato la possibilità di ragionare in serenità, purtroppo, perché avevamo le strutture vuote, e di cominciare a pensare a un adeguamento, a un cambiamento, a un tipo di accoglienza diversa rispetto a quella che avevamo fatto fino al 2019. E questo è un percorso che stiamo compiendo, va aiutato, perché al governo chiediamo, ecco, di essere aiutati non da un punto di vista di assistenzialismo, ma accompagnati in questo percorso di cambiamento che stiamo in realtà noi facendo. Ci sono i soldini, i fondi a disposizione, devono essere utilizzati nella giusta maniera, affinché diano il massimo risultato. Ma ne va dell'orgoglio nostro di operatori della ricettività turistica del paese Italia. È vero, lo diceva anche nel panel, lo dicevamo nel panel che ci ha preceduto, abbiamo il numero maggiore di strutture alberghiere, abbiamo il maggior numero di posti letto, abbiamo una tradizione che ci contraddistingue nel mondo nell'accoglienza turistica. Ecco, questa è la sfida che dobbiamo vincere, dobbiamo essere... Rispetto, perché l'Italia è competitiva nel turismo nel mondo, rispetto a questo particolare turismo, a che punto siamo? Siamo sempre indietro. Possiamo essere avanti perché, ripeto, strada ne abbiamo fatto, però siamo indietro. Non è solo una disabilità motoria, non è solo una disabilità, non sono solo i diversamente abili, ma c'è un mondo che si apre dovuto ad esempio alle diete alimentari, ai fabbisogni particolari. È veramente un mondo complesso dove, ecco, il terzo settore ci deve essere, ci deve stare a fianco e ci deve aiutare proprio per non sbagliare queste scelte, non sbagliare questo percorso. Noi vogliamo diventare, noi vogliamo dare, ecco, vogliamo declinare l'inclusività e l'accessibilità nelle nostre strutture, e lo vogliamo fare veramente, lo vogliamo fare con questo governo che fino a questo momento, e io sono sicuro che continuerà a farlo, ci sta accompagnando in questo percorso. Io la ringrazio, Presidente, e vorrei passare a testimoniarvi un'esperienza unica. Più che esemplare, è quella di Diego Gastaldi. Lui è rimasto vittima di un incidente stradale nel 2011
è diventato un campione sportivo, due bronzi agli europei del 2018, un campione nei 100, 200, 400, 800 metri, ma questo lui non ha ottenuto, diciamo, la notorietà per questo quanto per la sua attività di videomaker, di documentarista, 4 milioni di visualizzazioni perché lui si è costruito un camper e fa turismo. Allora, qui ovviamente, beh, innanzitutto l'applauso è doveroso perché veramente è una storia unica, e veramente molti complimenti, qui stanno scorrendo le immagini dei suoi video e io vorrei che lei ci testimoniasse un po' la sua esperienza di vita e di voglia di vivere, insomma, e di curiosità e di forza. Buonasera, per me è un onore essere qui, Ministro, perché significa che qualcuno ha deciso che la mia storia fosse degna di essere raccontata a voi e per me questo è un grande riconoscimento. Come è stato accennato, io vivo dentro il camper, la mia casa, che mi sono costruito da solo. Ho passato 2 anni dentro con sega, martello, progetti, prove, riprove, smonta, rimonta. E alla fine ho creato una casa perfetta per me, per quello che volevo fare. Sapevo già quello che volevo fare, volevo andare in giro per l'Italia, esplorare, andare per le scogliere, andare per la spiaggia. E tutto questo mi ha chiesto anni di studio, anni di lavoro sul mio fisico, sulla mia mente, e finalmente sono riuscito a realizzarlo, e per me questo è un enorme traguardo. Non è stato facile. Negli ultimi 6 mesi sono stati, penso, i più belli della mia vita. Ho aiutato le tartarughe a nascere in Calabria, ho fatto surf in Sicilia, mi sono immerso in Sardegna, ho mangiato con i pastori in Sardegna, giusto per parlare di cibo, no? Gusto, erano buone. Quello che la ministra diceva prima l'ho sentito molto mio, il fatto che noi disabili non vogliamo soltanto cure, no? Per me raggiungere un obiettivo, insomma ritrovare una vita di cui io fossi orgoglioso, è stato importante. I primi anni non riuscivo a fare nulla, ovviamente, dopo l'incidente ero veramente... A me mi hanno dimesso, disabile totale, incapace di compiere le normali azioni della vita, bisogno di assistenza continua, sul foglio. Io l'ho portato qua, ve lo volevo strappare davanti, ma mia madre mi ha detto «Dai, poi ti fa sempre riconoscere, comportati bene». Però insomma il messaggio è quello, ho lottato molti anni per raggiungere questa indipendenza e ne sono molto orgoglioso. Cosa le scrivono le persone che guardano i suoi video? Come, scusa? Cosa? Cosa le scrivono? Lei interagisce, immagino. Sono veramente migliaia di commenti, si passa dai banali, sei un eroe, cose di cui io mi oppongo totalmente, a persone invece che io noto subito le persone che hanno una storia magari personale più difficile, perché capiscono i vari livelli di profondità che ci sono poi dietro una storia di una persona che ha sofferto, no? Perché se hai sofferto la riconosci negli altri. Quindi a me piacciono molto le storie che mi vengono raccontate, dove vedo che c'è un vissuto anche nell'interlocutore. Quello mi piace molto. Poi ovviamente è una storia che ispira tante, insomma, quella è la cosa più semplice che viene fuori. Senta, lei ha avuto questo incidente ed ha vinto 2 bronzi agli europei, no? Sì. Direi che... Non ho avuto l'incidente, ho vinto 2 bronzi agli europei, mi sono allenato 7 anni prima di vincere. Sì, no, certo, si è allenato 7 anni. No, però dico, il 99,99% delle persone si sarebbe anche accontentato. Cos'è che l'ha spinta, allora, perché in realtà, addirittura? Perché in realtà non era quello che volevo. Io ho fatto sport perché ero arrabbiato. Dovevo sfogare questa rabbia in qualcosa. L'obiettivo delle Paralimpiadi mi ha dato un faro nei primi anni di buio. Quindi sì, bello lo sport e tutto, ma lo facevo per il motivo sbagliato. Non ero felice. Ho vinto perché ero arrabbiato. Quindi ho sostenuto allenamenti. C'era una ribellione. Sì, voglia di riscatto. Era una ribellione al destino. Esatto. Invece qui è stato questo un vivere... Amore. Una nuova dimensione. Questo è amore. Io non... Ho difficoltà ovviamente quando mi muovo il camper, succede di tutto, però non c'è mai rabbia, è felicità. Complimenti, veramente.
ripeto, una storia unica, direi. E passerei a Mariana Oleskiv, che come abbiamo detto lei si occupa dello sviluppo del turismo in Ucraina, no? Che per le ragioni che tutti noi conosciamo ha avuto un aumento, direi, esponenziale dei disabili. Mi diceva prima, quando l'Ucraina era Russia, i disabili erano chiusi in casa, erano condannati in un certo senso agli arresti domiciliari. Invece adesso le cose sono cambiate e l'Ucraina cosa può insegnare all'Italia? Thank you. It's my honor to be here. Thank you, Minister, for inviting me to this very important event. And accessible tourism is just these two words that go together. And from our side, as I said before, we are a post-Soviet country, and in Soviet Union, disabled people were staying at home. You shouldn't be seeing them around your place because everybody should be, I don't know, healthy and happy. And only actually 3 years ago, on the initiative of First Lady of Ukraine, there was accepted a strategy for barrier-free environment. And even before the war, we worked hardly to make every field of life in Ukraine accessible. Tourism is not an exception. But actually the war brought around 300,000 new people with disabilities. Abbiamo ora 300,000 disabili in Ucraina. Queste sono le persone migliori. Si tratta di uomini e donne che hanno combattuto per i loro paesi. Questo include anche bambini e famiglie le cui abitazioni sono state bombardate. Queste persone erano persone assolutamente normali, viaggiavano ed erano abituati a quello che tutti noi abbiamo. Adesso fanno parte, come dire, della nostra società e loro ci aiutano a far cambiare le cose. Noi lavoriamo con associazioni, con le aziende, lavoriamo un po' con tutti per veramente fornire un ambiente che sia libero in Ucraina. Classification of hotels, also as we are part of hotel. Hotel Star Union, noi facciamo parte, abbiamo aderito all'Hotel Star Union recentemente, and e lì vengono elencati dei criteri obbligatori per accessible le stelle. Uno di questi criteri è avere ambienti completamente accessibili. Noi ci auguriamo che tra 5 anni tutti i nostri hotel saranno accessibili alle persone disabili. Se la interrompo, no, perché... Cioè, c'è turismo in Ucraina in questo momento? C'è turismo in Ucraina in questo momento? Yes, there is. There is tourism in Ucraine, sì, and c'è turismo in Ucraina. It's domestic tourism, si and domestic tourism is the core for us now. Che per noi è veramente il core and this business. Year we are back to the amount of taxes quest'anno paid by the industry for the level of 2021. Recuperato le imposte. So, of course, it was not the best year because it was a year non è stato after COVID. L'anno migliore perché era but l'anno post-COVID. It shows that comunque, the industry is resilient. Questo ha dimostrato che il settore è resiliente ed è in grado di resistere a qualsiasi cosa. And also the industry is doing a inoltre, lot to rehabilitation of those wounded in the war. Sta lavorando molto sulla riabilitazione dei feriti di guerra, quindi molti resort e hotel hanno dei programmi veri e propri di riabilitazione. Ospitano persone tourism. No, it's normal tourism. Okay. But also the industry is doing some social impact. L'industria del turismo sta avendo un impatto sociale, direi. Because in Ukraine we don't perché have flights, our airspace Ucraina is closed, and to luce, travel abroad, to travel here for me all'estero takes 2 days, per esempio, per because venire I need qua to ho take messo due giorni, train to Poland, and then a plane to Italy. Fino alla Polonia, so, e poi un aereo per l'Italia. 24 quindi, hours will be the fastest way for me to get to Italy. 24 ore è veramente il minimo per arrivare da but qualche parte on the in Italia nella fattispecie. So people mostly they decide to stay in generale, Ukraine when they want to le persone scelgono di rimanere in Ucraina per le beh, vacanze, certo. Non viaggiano.
And our territory is the size of France, approximately. So western part, that is bordering European Union countries, is considered to be safe. And people travel there, so there are resorts, ski resorts, different type of hotels, a sciare, and people travel. E quindi sì, gli ucraini viaggiano. So we, è una realtà che magari non tutti magari non tutti conoscevano questa realtà, ma quindi voi sperate anche che diventi anche una meta di viaggio una volta finita la guerra per tutta Europa, come lo è stato il Vietnam, diciamo così. C'è un progetto di cui, in questo senso? Yes, we actually work now in two fields. First is to keep domestic tourism going. Primo, mantenere vivo il turismo locale. Because at the beginning of the war, it was very difficult for people to switch to that they have right to have vacation. Come dire, pensare persino al diritto di prendersi una vacanza era impensabile, no? Quando c'è una guerra che infuriava in patria. But later it was a part of mental health issue. Questo è diventata veramente una questione di salute mentale. Le persone avevano bisogno di allontanarsi dalla guerra verso qualcosa, quindi la ricreatività fornita dal settore del turismo. And also we were now making connections, working with international communities to bring tourists from abroad after the war is over to Ukraine. Turisti and in Ucraina una volta che sarà finito il conflitto. Of course we want also to be one of the most accessible destinations. Vogliamo anche essere una destinazione accessibile. Also people with disabilities in Ukraine. Da poter rispondere alle esigenze dei disabili. And provide very good service because we are working now with destinations to develop their tourism. Lavoriamo anche con altre destinazioni per aiutarle a sviluppare questa tipologia di turismo. Quindi... Grazie, grazie dottoressa Oleschi. Allora lascio, abbiamo un minuto, ministro, le lascio la sintesi, insomma, perché abbiamo visto che secondo me la richiesta maggiore proprio inclusività e poi abbiamo visto appunto la richiesta di vivere la disabilità con la maggiore semplicità e naturalezza possibile. Grazie. Per dare poi una serenità anche di spirito, certo, come ha trovato. Ma io in questa sintesi prendo sicuramente il tema del coinvolgimento delle persone con disabilità, perché è fondamentale che qualsiasi cosa si decida di fare e di intraprendere anche nel mondo del turismo debba avere un confronto con le persone che sono direttamente i fruitori di quegli spazi, di quegli ambienti, delle spiagge inclusive, dei luoghi. Ecco, non si può fare da soli, questo ci insegna tanto sicuramente il tema del lavorare in squadra e del lavorare insieme. La sfida dell'accessibilità, nella sintesi, ma questo guardate è fondamentale per tutto, perché noi abbiamo dei principi, no, guida nella Convenzione ONU, ce ne sono tanti, però io l'ho detto anche di recente all'ultimo osservatorio sulla condizione di vita, la base per qualsiasi cosa, perché certo che c'è il diritto all'istruzione, all'inclusione lavorativa, alla salute, ma se tu poi non ci riesci a entrare nella scuola, se poi non riesci a capire quello che ti dicono mentre ti stanno visitando e così via per tutto il resto, senza l'accessibilità universale nella comunicazione, nell'informazione, nella parte fisica e di tutto quello che succede nella vita, e allora non possiamo fare niente. Ma non mi voglio dilungare. L'ultima riflessione che voglio fare è che io, dopo che ho sentito il ministro dell'Ucraina esprimersi, penso che veramente non si può attendere che qualcosa accada, e ce lo stanno dimostrando. Con quello che sta succedendo in Ucraina, in Europa, non si perde tempo. Siamo qui a parlare di già dopo la ricostruzione, una ricostruzione accessibile, e di come saranno le cose, perché si vuole già andare in una direzione precisa. E questo ci insegna tantissimo. Ci insegna che anche noi non abbiamo tempo da perdere e possiamo davvero fare di più lavorando insieme. Grazie, grazie Ministro, grazie a tutti. Scusa. Prego, Ministro. Scusate, non è mia abitudine interrompere, irrompere su questo palco di un dibattito, però ci tenevo a farlo.
perché questo per me è un momento fondamentale nelle politiche del turismo. E devo anche dire a tutti voi che non è che ci dobbiamo impegnare per l'accessibilità, per essere a posto con la nostra coscienza, ma ci dobbiamo impegnare, e lo dico agli operatori del settore, perché questo è un segmento del turismo che deve crescere a dismisura e oltretutto un turismo di qualità. E voglio fare un appello, visto che abbiamo, c'era il presidente di Feralberghi, c'è Elisabetta Fabri di Star Hotel, abbiamo tanti operatori del settore, delle strutture ricettive. Vi dico una cosa che non vorrei che fosse scambiata per forma, perché la forma è anche sostanza. Io non voglio più vedere un albergo dove è vero che magari ci sono delle camere attrezzate per chi è diversamente abile, ma fanno schifo, come se fossero turisti di serie B. Io, il mio appello è proprio questo. Quando agli architetti, lo dico anche, fate gli alberghi, le stanze devono avere gli stessi arredi, gli stessi comfort, le stesse, lasciatemi dire, lenzuola coperte, asciugamani e accappatoi, perché loro non sono cittadini di serie B. È l'appello che vi faccio. Grazie. Grazie Ministro. Siamo di corsa e io saluto tutti. Grazie. Piacere. 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 Piacere.